tutti ragazzi, bentornati su Pepe Vacca Collectibles. Oggi nuovo appuntamento domenicale con le news della settimana. È stata una settimana abbastanza importante questa, sia per le uscite sia per gli nuovi annunci. Quindi non perdiamo tanto tempo ragazzi, cominciamo subito. Allora, cominciamo prima di tutto con i rilasci, perché sono stati rilasciati due bombe clamorose da parte di Hot Toys. Era anche il momento, sinceramente. Abbiamo qui Black Adam. Black Adam, faccio una panoramica veloce, tanto lo conoscerete tutti, che uscirà in tre versioni, Deluxe, Standard e Special, mi sembra, o Golden Armor, una cosa del genere. Nulla da dire, a me sembra anche ulteriormente migliorato per quanto riguarda l'head sculpt, questo è il prototipo, quindi nelle immagini uscite in questi giorni dopo il rilascio sembra ancora migliore secondo me. Body completamente ridisegnato per le fattezze di quel gigante di Dwayne Johnson, tutto ovviamente materiale in tessuto, dovrebbe essere cablato anche il mantello, e effetto fulmine, e l'importante novità che ci sarà anche nella doll che andremo a vedere dopo, sempre l'altro rilascio da parte di Hot Toys, è che questa parte del fulmine sarà leddata, quindi sarà illuminata con un led, e per la prima volta, per quanto mi risulti almeno, sarà alimentato con USB. Il che, figo, molto figo, guardate che figata intanto il vestito, insomma, il costume, con tutta questa texture particolare, bellissimo secondo me. Poi vabbè, l'head sculpt esagerato, questo di Black Adam, Dwayne Johnson è praticamente riprodotto alla perfezione, guardate che roba. E vi volevo dire, appunto, che c'è questa funzione di illuminazione del fulmine con il LED, che mi preoccupa un pochino, poi vi spiegherò dopo, quando andremo a vedere la seconda doll annunciata, che è finalmente Darth Vader tratto da Obi-Wan Kenobi, la versione con il casco spaccato, il casco rotto, dopo il combattimento con Obi-Wan, spoiler. Fantastica anche questa, nulla da dire, anche qui ci sono due versioni, la standard e la deluxe. Nella standard abbiamo questa parte, il pannello insomma sul petto che è danneggiato dalla battaglia, così come il casco, mentre nella versione deluxe avremo un pannello intatto, diciamo, non danneggiato, così come un casco aggiuntivo per poterlo esporre, se vogliamo, con il casco originale, insomma, senza la spaccatura dopo il combattimento con Obi-Wan. Quindi infatti possiamo vedere nel riassunto finale la deluxe version con l'elmetto di Darth Vader, il pannello e anche la base illuminata sempre a LED USB. Poi c'è una special edition con l'ologramma del Grande Inquisitore, che sinceramente me ne frega due cazzi. Quindi un sacco di roba, non vedo l'ora che esca, perché questa è veramente un capolavoro secondo me, sarà veramente eccezionale, vedo se riesco a farvi vedere più da vicino l'head sculpt. E intanto vi dico che la cosa che non mi convince, eccolo qui, guardate il livello di dettaglio, impressionante, guardate l'occhio, qui sotto c'è Hayden Christensen in tutti i sensi, cioè è bellissimo, quindi nulla da dire, quindi non vedo l'ora veramente di metterci le mani addosso, ovviamente arriverà sul canale ragazzi, solo che qui da noi bisognerà aspettare ancora un pochino. Vi dicevo, la funzione LED per illuminare il tutto, sia la lightsaber sia il pannello, è a USB, quindi c'è una sorta di pack che si mette dietro il mantello, che in teoria dovrebbe essere coperto dal mantello, al quale andrà attaccato quindi il cavo USB, che andrà dalla spada laser fino a questa sorta di scatolina. E quindi non so quanto questa cosa possa essere più figa delle batterie, per quanto queste batterie hanno un po' stufato, però voglio vedere come verrà coperto il filo, finché ci mettiamo in una posa bassa. In questo modo, per esempio, il cavo va dietro, non si vede niente, ma se io volessi, per esempio, alzare la posa, alzare il braccio, si vedrebbe il cavo, quindi ho qualche dubbio. Poi, momento di annunci, scusate, raga,
Allora, Ahsoka, Tano, versione Padawan, quindi versione bambina, se così vogliamo dire. Tratta da Ahsoka, quella famosa scena in cui c'è molto fanservice, si vede Ahsoka, si vede il nostro Anakin, si vede Capitano Rex e tutto il resto. Sono felice di questa uscita, di questo annuncio, non me ne frega assolutamente niente. Detto sinceramente, secondo me c'è un'inflazione incredibile su Ahsoka, è stato riutilizzato il personaggio già 3 volte, quindi anche basta. L'unica cosa che mi incuriosisce, il body ovviamente è un nuovo body, che in teoria dovrebbe essere con le fattezze di una bambina, di un adolescente, quindi dovrebbe essere ovviamente più piccolo e le braccia sono in silicone come si è visto nella Ahsoka di tratta da The Mandalorian, che vedremo sul canale tra l'altro probabilmente la prossima settimana. Molti accessori, cioè molte cose incredibili. Hot Toys ci teneva a farci vedere che le cose sono super dettagliate, come se fosse una cosa che non debba essere scontata. Qui vediamo Anakin, appunto tratto da quella scena, e credo che sia la versione comunque vecchia, già uscita di The Clone Wars di Anakin. Non so se uscirà un'altra versione, anche se qui l'immagine è molto sfocata, non si capisce se questi siano capelli innestati o in plastica. Quindi abbiamo visto più volte Hot Toys fare delle cose del genere, cioè mettere delle foto con qualche cosa buttata lì, con qualche immagine un po' da per creare hype, quindi vedremo. Leggiamo al volo 2 dettagli su questa versione di Ahsoka. Ahsoka Tano formato cioè versione Padawan, TV Masterpiece 123, altezza 27 cm, scusate, com'è possibile? 27 cm se la Ahsoka adulta è alta, mi sembra 28, 28 e mezzo. Com'è possibile che questa Ahsoka sia 27 cm? Credo che ci sia uno sbaglio, anche perché è visibilmente più piccolina come dimensioni rispetto a una Hot Toys classica. Quindi o hanno puntato la basetta o c'è qualcosa che non va. Vabbè, comunque. Quindi, non tantissimi accessori, un paio di mani, cioè 2-3 paia di mani per varie pose, una spada laser, il costume ovviamente in tessuto, tutto, abbiamo gli occhiali come accessorio, e anche in questo caso la spada laser sarà illuminata con l'USB, quindi credo e spero da una parte che questa sia una nuova tecnologia che verrà introdotta in tutte le prossime doll, in tutti i prossimi annunci da parte di Hot Toys, e quindi niente più batterie, però vi ripeto, ho i miei dubbi su come, ecco ad esempio Darth Vader al mantello, quindi lo nascondiamo bene, qui una spada laser attaccata con un USB, ok, dove lo mettiamo il filo? Mi auguro che sia solo una sorta di ricarica USB, ma da quello che ho visto per Black Adam e Darth Vader non mi sembra che sia così. Quindi vedremo, se qualcuno di voi sa qualcosa, ovviamente commentate qui sotto e fatemi sapere, perché io non lo so. Poi, altri annunci importanti che per me sono importantissimi, perché come saprete ho iniziato la wave di Naruto di Rocket Toys, e qui è stato annunciato finalmente, cioè annunciato, erano già stati annunciati, ma sono state svelate diverse immagini, e poi ovviamente è uscito il pre-order, che come al solito trovate subito sul Colosso dei Nerd, di Sasori e Tsunade, sempre Rocket Toys. Ma prima di vederle più nel dettaglio, volevo darvi un altro annuncio molto importante, che è questo fantastico record di SH Figuarts. SH Figuarts che, oltre al record, di cui c'è già il preordine, come potete vedere, ha svelato con una sorta di immagine tease un altro nuovo annuncio, sempre dal mondo, questa volta non di Dragon Ball, ma di Naruto, ovvero ha svelato Itachi. Ancora non si è visto nulla, si è vista soltanto la classica immagine ombra, se così vogliamo chiamarla,
in cui appunto si capisce visibilmente, si capisce benissimo che sarà Itachi, quindi continua la wave di Naruto da parte di Tamashii Nations e Bandai con SH Figuarts, e sinceramente mi incuriosisce tanto, non vedo l'ora di vederla perché sicuramente sarà un bellissimo lavoro. Questa wave di Naruto anche da parte di SH Figuarts sembra davvero aver preso la piega giusta. Poi quindi vediamo un attimino al volo Sasori, che è una figo spettacolare anche per chi non ama Naruto, secondo me è un personaggio incredibile, ben caratterizzato, e soprattutto questa figura è fantastica. Il prezzo sul colosso è veramente bassissimo rispetto a quello che viene rilasciato con questo Sasori. Adesso vedremo bene in fondo quali sono i... cosa ci sarà all'interno della scatola. Ecco qui, abbiamo ben 3 head sculpt con ovviamente come al solito tagli di capelli differenti, almeno così mi sembra. Sì, qui per esempio c'è qualche ciuffo più in là, qui è un po' più rilassato diciamo il taglio, con questo sguardo psicopatico di Sasori. Chi di voi non lo conosca vi invito a riguardare Naruto perché ragazzi è sempre una figata. Abbiamo un sacco di mani differenti per le varie pose, le varie tecniche da utilizzare. Abbiamo la marionetta, che già questa è tantissima roba. Abbiamo vari paia di occhi, vari effetti, 2 piedi di ricambio, armi, lame, insomma c'è tantissima roba ragazzi. Quindi anche questo sembra essere l'ennesimo capolavoro da parte di Rocket Toys. E sono veramente molto curioso, io sono più in hype per questo che per quello che abbiamo visto fino adesso, davvero. Poi abbiamo anche Tsunade nella sua versione Quinto Kage, anche questa grande capolavoro secondo me, passa un po' in secondo piano rispetto a Sasori forse, proprio per la complessità di Sasori, per la quantità di accessori, per la qualità proprio di accessori che vengono rilasciati, per la marionetta e tutto il resto. Ma anche questa Tsunade, cosa gli vuoi dire? Un sacco di accessori anche in questo caso, è posabile in tantissimi modi, è Tsunade, quindi già il gioco vale la candela. E anche qui come potete vedere una quantità di accessori incredibile, abbiamo un sacco di mani, piedi di ricambio, braccia di ricambio, le carte da gioco classiche di Tsunade. E chi più ne ha più ne metta. Abbiamo anche la versione, ovviamente 3 head sculpt diversi, 3 visi con vari tagli di capelli. Abbiamo quindi il viso anche da, adesso non ricordo il nome della tecnica ragazzi, scusate, ma anche questo taglio di capelli più mosso in movimento, insomma ragazzi, tanta roba secondo me. Quindi non vedo l'ora, perché Rocket Toys ho avuto la possibilità di toccare con mano, ragazzi, vi assicuro che sono delle figure eccezionali. Non ricerchiamo il realismo perché sono sempre ispirati ad un anime, e secondo me è l'equilibrio giusto tra avere appunto una figura in 1 a 6 con le fattezze appunto dei nostri personaggi preferiti, almeno del mondo di Naruto, ma non si distaccano troppo da quello che è lo stile dell'anime e del manga. Quindi sono veramente contento di come sta procedendo questa wave da parte di Rocket Toys, e spero che continuino così, che non si fermino, perché poi mi incazzo fortissimo. Bene ragazzi, detto questo, io come al solito vi saluto, spero di essere stato abbastanza esaustivo, di avervi fatto vedere quello che più o meno era quello che secondo me erano le news più importanti per questa settimana che è appena finita. Spero che la prossima sia ancora più ricca, ma ne dubito, perché questi sono dei pezzi veramente eccezionali. E come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se questo video vi è piaciuto, e mettete mi piace, fatemi sapere qui sotto, creiamo una sorta di conversazione ragazzi, fatemi sapere cosa vi interessa di quello che vi ho mostrato, cosa pensate di prendere, di preordinare o di acquistare, e parliamone un po'. Ok, ci vediamo per le news la prossima settimana, sperando che esca qualcosa di interessante, e poi come sempre gli appuntamenti del martedì e del giovedì. Detto questo vi saluto, ancora buona domenica e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!